Sento sempre un sapore di ruggine in bocca, qualsiasi cosa mangi. Davvero non ne posso più e poi con questo reflusso è peggio. Queste parole furono scritte in un messaggio inviato alla madre da Giulia Tramontano, l'agente immobiliare tragicamente uccisa dal suo compagno Alessandro Impagnatiello il 27 maggio scorso a Senago, Milano. Giulia era nel settimo mese di gravidanza al momento della sua prematura scomparsa. La sua perdita ha coinvolto anche il suo prezioso bambino, che avrebbe dovuto chiamare Tiago. In un altro messaggio inviato a un'amica, Giulia aveva condiviso queste parole: «Lo stomaco mi uccide, mi sento una pezza, mi sento drogata». Queste frasi costituiscono una prova evidente che il compagno della vittima avrebbe prolungato, per un lungo periodo, il suo tentativo di avvelenare sia lei che il bambino, somministrando loro clandestinamente del veleno per topi. Questi messaggi risalgono al gennaio 2023, all'inizio della gravidanza, suggerendo che i tentativi di avvelenamento fossero in corso da mesi. Questo sospetto è stato ulteriormente corroborato dai recenti risultati dell'autopsia e dagli esami tossicologici. Nelle conclusioni del medico legale si legge chiaramente quanto segue. Tali analisi hanno inequivocabilmente dimostrato la presenza di bromadiolone, il topicida, sia nel sangue, nei parenchimi, i tessuti e nei capelli di Giulia Tramontano. Nel frattempo, Impagnatiello aveva mantenuto una maschera di gioia in attesa della nascita del bambino prevista per luglio. In effetti, il 17 marzo scorso, un paio di mesi prima dell'atroce omicidio di Giulia e del nascituro, aveva addirittura organizzato un gender reveal party a casa loro. Questo tipo di festa, sempre più comune anche in Italia, viene utilizzata dai genitori per annunciare il sesso del bambino agli amici e ai parenti. Ora però Impagnatiello è accusato di omicidio volontario e procurato aborto, e le recenti rivelazioni aggravano ulteriormente l'accusa, evidenziando la premeditazione e la crudeltà del gesto. Giulia Tramontano e Alessandro Impagnatiello avevano condiviso la loro vita per 2 anni. Tuttavia, negli ultimi tempi, Giulia aveva scoperto la sua infedeltà con una ragazza di 22 anni, conosciuta nel locale di Milano in cui lavorava come barman. La loro relazione era quindi in crisi e Giulia, nonostante la sua decisione di continuare la gravidanza, era pronta a mettere fine alla loro storia. A un certo punto, ad aprile, c'era stato un riavvicinamento culminato in un viaggio a Ibiza. Tuttavia, anche su questo episodio potrebbero sorgere sospetti, considerando la possibilità che Impagnatiello avesse tentato di causare un aborto anche durante la loro vacanza insieme. La costringeva a gite estenuanti in bicicletta e non solo, secondo quanto riportato dai conoscenti. Emergono dettagli sconvolgenti riguardo alla complessa situazione sentimentale di Giulia Tramontano con Alessandro Impagnatiello. Pare che, agli occhi dell'amante, anch'essa incinta di Impagnatiello nel 2022 ma che poi aveva deciso di interrompere la gravidanza, quest'ultimo le avesse raccontato che la relazione con Giulia era giunta al termine e che il viaggio a Ibiza era stato organizzato per alleviare la presunta depressione della donna. Questa intricata rete di menzogne è infine collassata. Le famiglie Tramontano e Impagnatiello erano ben consapevoli di questa situazione. Il pomeriggio del 27 maggio, Giulia e l'amante di Alessandro si erano incontrate, dimostrando solidarietà reciproca. La giovane di 29 anni aveva preso la decisione di affrontare apertamente il suo compagno e di concludere definitivamente la loro relazione al suo ritorno a casa. Nel frattempo, Alessandro, verso le 18, mentre Giulia stava tornando a casa, stava cercando su internet informazioni su come pulire una vasca dalle bruciature. Era palesemente un passo avanti nella sua macabra pianificazione per liberarsi di lei e del loro figlio Tiago, proprio quella stessa sera. L'atroce omicidio è poi avvenuto alle 19:05. Giulia è entrata in casa e lui l'ha sorpresa, attaccandola brutalmente con un coltello da cucina, infliggendole numerosi colpi in diverse parti del corpo. Questi dettagli raccapriccianti emergono ancora una volta dai risultati dell'autopsia,
Giulia Tramontano è morta dissanguata per le 37 coltellate inferte dal compagno, si legge. La giovane vittima sembra essere deceduta solo dopo aver subito l'ultima fatale coltellata, probabilmente incapace o troppo indebolita per cercare di reagire. La tragica morte di Tiago è stata una conseguenza diretta della perdita della madre. Dopo aver commesso l'omicidio, Impagnatiello ha spostato il cadavere nella vasca da bagno e ha tentato di bruciarlo, senza successo. Verso le 23, dopo aver diligentemente ripulito la scena del crimine, ha trasportato il corpo giù per le scale e nel box. Qui ha fatto un secondo infruttuoso tentativo di bruciare il cadavere prima di trasferirlo nella cantina. Il giorno successivo, Impagnatiello ha denunciato la scomparsa di Giulia ai carabinieri, ma il suo resoconto è sembrato subito poco credibile. Solo 3 giorni dopo ha confessato l'omicidio e ha indicato agli inquirenti il luogo in cui aveva nuovamente occultato il corpo, a circa 500 metri dalla loro abitazione, tra 2 box. Le sue ammissioni, tuttavia, presentano contraddizioni. Ha inizialmente dichiarato di aver ucciso Giulia per porre fine alle sue sofferenze autoinflitte, sostenendo che lei aveva procurato lesioni alle braccia e aveva manifestato il desiderio di non vivere più. In un secondo momento ha cambiato versione, sostenendo di averla uccisa per stress, affermando che la situazione stava influendo negativamente anche sul suo lavoro. Impagnatiello ha anche cercato disperatamente di cancellare le prove, anche se in modo maldestro, perfino davanti alle telecamere di sorveglianza che lo hanno incastrato. Ha vagato per Senago in compagnia di sua madre, chiedendo se le telecamere di videosorveglianza avessero catturato immagini di Giulia. Evidentemente cercava di creare un alibi servendosi di sua madre, ma i tentativi di nascondere la sua colpevolezza sono stati infruttuosi. Le analisi condotte sui suoi dispositivi informatici hanno fornito ulteriori prove dei suoi tentativi di avvelenamento, sottolineando ulteriormente l'aggravante della premeditazione. Già nel gennaio precedente, quando Giulia aveva scritto a sua madre riferendo di avvertire un sapore amaro in bocca, una sensazione di ruggine nel cibo e dolori allo stomaco, Impagnatiello aveva effettuato ricerche su internet riguardo a quanto veleno per topi fosse necessario per uccidere una persona e persino su come uccidere un feto con veleno. In dicembre, secondo quanto riportato dagli investigatori, aveva cercato su internet il motivo per cui il veleno non stesse sortendo effetto e quanto tempo ci volesse perché agisse. Tutto ciò suggerisce che stesse sperimentando queste idee da tempo. In un secondo momento avrebbe scoperto che il veleno perde efficacia quando mescolato con bevande calde. Attualmente Impagnatiello è detenuto nel carcere di San Vittore a Milano, ma le indagini non sono ancora concluse. Sussiste il sospetto che avesse intenzione di attuare lo stesso piano anche con la sua giovane amante, la 22enne che potrebbe essere sopravvissuta miracolosamente. La giovane ha recentemente pubblicato una fotografia di una località di vacanza accompagnata da questa dichiarazione. Tutti noi abbiamo 2 vite, la seconda inizia quando capiamo di averne una. Inoltre, le forze dell'ordine stanno considerando l'ipotesi di un possibile complice nell'arresto di Alessandro Impagnatiello, soprattutto per quanto riguarda lo spostamento e la dissimulazione del corpo di Giulia. Tuttavia, identificare tale complice rappresenterebbe un'operazione estremamente complessa. L'incrocio delle informazioni provenienti dalle celle telefoniche non offre certezze definitive, e la casa in cui si è verificato il crimine era frequentata da molte persone, tra amici e parenti, il che potrebbe facilmente confondere eventuali tracce sospette. Nel frattempo, Chiara, la sorella di Giulia, ha reso omaggio alla memoria della sua cara defunta e del piccolo Tiago con un toccante messaggio, commemorando il terribile omicidio avvenuto 3 mesi prima.